Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo, 88. Benvenuti in un appuntamento con Monodic, la rubrica in cui si parla in maniera più specifica di argomenti cinematografici. Sigla. Poi la sigla del movie vlog, ma vabbè. Allora, oggi voglio parlare di due argomenti che però sono strettamente collegati tra loro e con questo video intendo dire la mia in merito, lanciando uno spunto di riflessione che spero possa creare un dibattito nei commenti qui sotto, ma anche, se vorrete, in eventuali video di risposta da parte vostra. Lo so che YouTube non permette più di creare direttamente un video di risposta ad un altro, ma se vorrete crearne uno potete linkarlo nei commenti qui sotto oppure direttamente a me sulla pagina Facebook o sul profilo. Naturalmente, se non vi rispondo, linkatelo più volte, perché spesso e volentieri mi si perdono i messaggi tra i tanti che arrivano. Quindi, se magari vedete che in generale non vi rispondo, non è per stronzismo, ma per quel motivo. Dunque, sono argomenti che spesso sento discutere, oppure leggo discussioni in merito anche sui social network, e in tanti mi avete chiesto di trattarne almeno uno. Allora, la domanda di partenza, ok, che crea poi la discussione intorno, è questa: quanto conta la personalità del regista, quindi dell'artista, rispetto all'opera che poi va a creare? Vi spiego tutto con un esempio calzante. Allora, un paio di anni fa Blue Jasmine, film di Woody Allen, è stato candidato a 3 premi Oscar: miglior attrice protagonista, vinto da Cate Blanchett; miglior attrice non protagonista a Sally Hawkins, che però non l'ha vinto; e poi miglior sceneggiatura non originale allo stesso Woody Allen, che non ha vinto. E uno dei fattori che forse non lo hanno favorito è stato che poco prima della cerimonia sono state rivangate delle accuse a suo danno per molestie sessuali, e si è scatenato un putiferio in rete, gente che sosteneva che non avrebbe potuto vincere l'Oscar, che non avrebbe mai più guardato un suo film. E io mi chiedo, ma il fatto che Woody Allen si sia macchiato di una colpa sicuramente atroce va a inficiare la bellezza del film? Ad esempio, Roman Polanski da molto tempo non può mettere piede sul suolo americano, perché altrimenti lo arrestano a causa delle accuse di molestie su minori che gli sono state mosse, e per cui è stato giudicato, se non erro, colpevole, e quindi lui è dovuto espatriare. E io non giustifico assolutamente le azioni di Roman Polanski, che sono disgustose a mio parere, però questo non rende Rosemary's Baby o Il pianista film brutti. Cioè, io credo che l'opera vada scissa da quello che è l'artista nel privato. Mi darebbe fastidio se Polanski iniziasse a far passare nei suoi film il messaggio che le moleste sui minori sono una cosa giusta. Allora lì non sarei più d'accordo, perché è qualcosa che va contro i miei principi. Lars von Trier tempo fa ha rilasciato delle dichiarazioni infelici, fino naziste, durante un'intervista, a detta sua provocatorie, ironiche, però ci sono. Ora, Nymphomaniac volume 1 e 2 a me sinceramente è piaciuto, cioè, perché comunque si tratta di un film unico, e allo stesso modo con cui mi sono espresso per Polanski, se von Trier con i suoi film iniziasse a lanciare messaggi filonazisti, allora la cosa non mi starebbe bene. Cioè, finché è una cosa che è nel privato, mi dispiace, perché è un artista che stimo, e quando vedo una persona che stimo comportarsi in una maniera comunque non corretta, la cosa comunque mi fa dispiacere. Però comunque, se non va a inficiare le sue opere, io continuerò a guardarle. Non è che se Woody Allen è stato accusato di molestie sessuali, allora io non guarderò più i suoi film, perché non c'entrano niente. Cioè, una persona può essere una persona spiacevole, fastidiosa, può aver fatto delle cose molto brutte, però le sue opere sono qualcosa di diverso. E quindi, secondo me, almeno questa è la mia opinione, io sono uno di quelli che riesce a scindere le due cose. So che ci sono persone invece a cui dà talmente fastidio il comportamento dell'artista nel privato che non riescono a scinderlo da quella che è la sua opera. Però secondo me è un atteggiamento che un pochino va contro l'arte, nel senso che l'opera non è colpevole, l'opera è la creatura dell'artista. Sarebbe come dire che il figlio di una persona che è in galera
dovrebbe per l'appunto essere giudicato per le colpe del padre. È la stessa identica cosa. Se la creatura non è colpevole e quindi è scevra degli atteggiamenti che hanno portato il padre a compiere certi atti, allora non ha nessuna colpa. La stessa cosa è con l'opera, perché l'opera è la figlia dell'artista. In questo caso stiamo parlando del regista. Questa è la mia opinione. E da qui si passa all'altro argomento che è più o meno collegato, secondo me è in maniera stretta in realtà. Quindi dico più o meno perché non è proprio la stessa cosa, però si parte più o meno dallo stesso principio. Recentemente è uscita la terza stagione di House of Cards, bellissima serie prodotta Netflix, con protagonista Kevin Spacey nei panni di Frank Underwood, personaggio straordinario, e c'è una scena che ha infastidito molti perché effettivamente blasfema, e in tanti sono insorti dicendo che è una cosa inaccettabile, non è possibile. E adesso io mi chiedo: la scena è effettivamente blasfema, ma a mio parere sarebbe qualcosa di veramente contestabile se fosse decontestualizzata. Ma siccome è calata in un contesto ben preciso e ai fini narrativi è importante, perché comunque più che fini narrativi è fini della caratterizzazione del personaggio, perché ti fa capire fin dove si spinge anche moralmente il personaggio in questione. Ecco, secondo me per questo io personalmente non la contesterei, o comunque non inizierei a protestare dicendo è una cosa blasfema e inaccettabile, perché anche qui non si cerca di mandare il messaggio che quella cosa è giusta o sbagliata, perché tanto in House of Cards come ad esempio in Shameless le azioni dei personaggi sono soggette al mero giudizio dello spettatore. Non vengono mai definite positive o negative, perché si sta raccontando la storia di personaggi che nella serie sono dotati di libero arbitrio, esattamente come tutti gli esseri umani. E quindi un'azione può essere giudicata. Oppure può essere giudicato appunto in un certo modo, però non è che se il personaggio fa una certa cosa, allora quello è il pensiero che ha l'autore nei confronti di quella cosa. Perché anche qui l'autore che scrive la serie, che scrive quindi il personaggio, deve creare un personaggio che si può anche distaccare da quello che è lui, anzi, molto spesso è così. Quindi, quello che secondo me bisognerebbe fare è cercare per appunto di capire perché certe scelte vengono effettuate. Ad esempio, Shameless è una serie che io adoro, parlo della versione United States, e il personaggio Frank Gallagher, qui interpretato da Will Macy, fa delle cose veramente indicibili. Per questo però non è che io vado a dire: ah, Shameless è una serie che predica l'alcolismo, eccetera. No, perché il personaggio è alcolista, fa le sue scelte, e Frank Gallagher è uno di quelli che quando pensi che non potrebbe cadere più in basso, ecco che ti stupisce facendo qualcosa di ulteriormente disgustoso. Però è il personaggio a farlo, non sono gli autori che dicono: ah, fare questa cosa è giusto, perché credo che lo spettatore capisca perfettamente che si sta cercando semplicemente di raccontare la storia, sicuramente controversa, di personaggi altrettanto controversi. Quindi quello che io mi chiedo è fin dove si può spingere la polemica in questo senso, perché comunque non è che uno può fare il cazzo che vuole senza conseguenze dicendo: però lo sto facendo il personaggio. Però secondo me tanto gli autori di House of Cards quanto quelli di Shameless riescono a far comprendere, almeno a me riescono a far comprendere, che quello che fanno i personaggi lo stanno facendo i personaggi, che non c'è l'intento di giustificare questa cosa a livello morale, capite? Cioè, nel senso, quello lo deve fare lo spettatore, l'autore non lo fa perché è il suo pensiero, lo fa perché deve provocare una reazione. Però io credo che iniziare magari la petizione per far sospendersi, eccetera, sarebbe quantomeno sciocco, almeno dal mio punto di vista, perché poi ovviamente rispetto l'opinione altrui, però non condivido quelli che dicono: ah, è una cosa inaccettabile che si mettono a scena del genere, perché per l'appunto è volta a farti capire quanto il personaggio può andare a fare, quali sono le sue idee. Poi mi rendo conto che certe scene, magari blasfeme, possono comunque dare fastidio, quello senza ombra di dubbio. Quindi quello che io vi voglio chiedere è: qual è la vostra opinione in merito a questi due argomenti? Quindi, quanto influisce il carattere personale, quindi nel privato dell'artista, sull'opera, in questo caso parliamo di film, quindi quanto quello che fa il regista nel privato incide sulla sua opera, e fino a che punto
È criticabile l'azione di un personaggio se è evidentemente importante a fini narrativi. Quindi queste le due domande che vorrei chiedervi, cioè qual è la vostra posizione in merito a questi due argomenti che sono comunque, secondo me, collegati a doppio filo e a triplo nodo, per cui era un po' un modo per iniziare una discussione su un argomento che reputo veramente interessante, anche delicato, perché comunque è sicuramente delicato, per cui vi invito a rispettare le opinioni degli altri commentatori, quindi degli altri utenti, perché sicuramente ci saranno delle cozzate ideologiche, però naturalmente io, tutto quello che ho detto, rispetto l'opinione altrui. Quando dico che magari trovo sciocco quello, non intendo dire che chi lo fa è sciocco, cioè, nel capito, non intendo andare a criticare chi lo fa, dico solo io che certe volte magari ci sono delle proteste che sono un po' esagerate. Poi naturalmente chi protesta avrà la sua idea ed è giusto che la manifesti. Quindi vi chiedo qui sotto cortesemente di non distruggervi di insulti contro chi non la pensa come voi, ma anzi di ottenere un punto d'incontro, di cercare di confrontare le proprie idee. Se poi volete fare un video di risposta, beh, quello è assolutamente ben accetto. Quindi io spero di aver dato troppo, vi abbraccio tantissimo, spero che questo argomento, che questi due argomenti possano interessarvi. Noi ci vediamo al prossimo video.